girare mia figlia Cora, uguale. Eleonora. Perché dici? Perché sono un po' bambina, sì. No, perché sono leggera. Sei no. leggera? No, ma va sei, no. Sei giusta, sei giusta. Eleonora Pedron. Felici di averti qui proprio oggi, tra l'altro vedi come le cose si sono incrociate. Che io bello. Quando ho visto il tuo fidanzato Fabio dico, ma Fabio, ma Eleonora quando viene? Ci penso io. Grazie Troiano. Ci ha grazie. Pensato. Grazie. Che bello rivedere tutte quelle immagini di Fabrizio. E avremo modo di parlarne perché... Bellissimo. Lui condusse proprio la tua Miss Italia, visto che tu sei diventata Miss Italia, nel 2002? 2002. 2002. Poi lui è anche il padrino di mia figlia. Fabrizio è il padrino di mia figlia Ines, di battesimo. Non lo sapevi? No, non lo sapevo. Sì. Slot, sì. Vediamo cosa arriva. E partiamo allora proprio da lì, per poi arrivare ai tuoi figli. E come avete sentito, c'entra sempre lui, Fabrizio Frizzi. Miss Italia 2002 è la Miss numero 39, Eleonora Pedron. Piano, 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 piano ragazze, piano. Raimondo Vianello mette la corona e premia e rende nuova Miss Italia Eleonora Pedron. È un momento bellissimo, a coronamento appunto di giorni incredibili. Eleonora, ciao, complimenti. Ciao. Noi ti metto, Catrina, ti ricordi di me dal 99? Sì. Brava, sì. Complimenti. E c'era stato questo nostro incrocio, no? Vedi il destino come poi è strano. Perché nel 1999 tu partecipi a Miss Italia e c'ero anch'io. Tu dopo 3 anni, da regolamento si poteva fare, partecipi nuovamente a Miss Italia. Ma quell'anno in realtà non avevi molta voglia di partecipare. Allora, nel 2002 non avevo tanta voglia, ma l'ho dovuto fare perché sentivo dentro il mio cuore che dovevo partecipare per mio padre, perché ci teneva tanto, perché fu lui ad accompagnarmi nel 99 durante le prime selezioni e quindi poi insomma quell'anno, all'inizio del 2002, lui insisteva molto perché io ripartecipassi. Io non ne volevo sapere perché per me comunque era stato... faceva parte del passato e era un libro che si era aperto e chiuso, era stata una lettura piacevole, però che non avevo assolutamente intenzione di riaprire e di rileggere, ma lui ci teneva talmente tanto che alla fine io sono sentita di doverlo fare per lui, perché per fare un regalo a lui che era mancato qualche mese prima. Tuo papà se ne va 4 mesi prima, c'era stato un incidente stradale molto brutto dove tu ti sei salvata e per lui invece non c'è stato niente da fare. A me la cosa che ha colpito è che l'incidente stradale, che secondo me è un po' l'incubo un po' di tutti, no? Perché purtroppo può succedere, c'era già stato nella tua famiglia con tua sorella più grande di 6 anni. Andare avanti, superare tutti questi grandi dolori e farti poi diventare la donna che sei, una madre, una compagna che ama, dove si trova quella forza per andare avanti? Ma allora, penso che la forza mi sia arrivata dalla mia educazione, da come i miei genitori mi hanno cresciuta. E, credo sia... soprattutto grazie a loro. Com'è stata questa educazione? Ma presenti molto, mia madre soprattutto, mio padre lavorava, faceva i turni, ma quando c'era, c'era. Cioè era presente con noi figli. Non ci ha mai fatto mancare nulla, non ci ha mai fatto mancare l'affetto,
le parole belle, quelle più simpatiche, le carezze. E probabilmente poi anche il fatto che io sia cresciuta in una famiglia molto numerosa, perché mia madre era la prima di 10 figli, quindi ho un sacco di... L'ultima era tua coetanea praticamente. L'ultima, esatto, che per me è come una sorella, la penultima è come una sorella maggiore. Come si chiama? Chiara. E devo dire che anche questo mi ha aiutato tantissimo, il fatto di sentirmi comunque sempre in compagnia, mai da sola. E questa educazione, secondo me, ha fatto sì che in me nascesse una forza di questa importanza. No? Quella sera a Miss Italia io c'ero, intervistavo le ragazze e ti fu fatta la domanda del perché Miss Italia quell'anno, e fu una domanda dove tu rispondi in maniera molto misurata ma anche molto sentita, e quella risposta arriva a casa che ti fa essere davvero poi la ragazza della porta accanto. Guardate, la parte è identica, cioè Eleonora, identica. Aspetta, fammi vedere. Numero 39, Eleonora. Buonasera. Pedron. Buonasera. Questa tua partecipazione al concorso ha un significato particolare, vero? La mia presenza a Miss Italia è un bis, perché io l'avevo già fatto 3 anni fa, nel 99, quando avevo ancora 17 anni. E come è previsto dal regolamento di Miss Italia, le minorenni devono essere accompagnate da un familiare, da un genitore. E 3 anni fa io ero stata accompagnata dal mio papà, purtroppo è mancato quest'anno in un incidente stradale, e io l'ho fatto per lui. Mi dispiace. Credo che ti arrivi l'abbraccio di tutti noi. Grazie, grazie. Sono felicissima di aver raggiunto questo traguardo, perché il concorso di Miss Italia mi ha fatto capire che c'è sempre qualcuno al mio fianco che mi guida e mi protegge. Sono tanto felice per lei, anzi auguro a mia figlia tutta la fortuna che io non ho mai avuto. Spero che sia fortunata lei. A me quella frase della tua mamma, spero che sia fortunata lei. No, ma poi scusami, mi hai fatto rivedere delle immagini che io ho cercato tantissimo, perché avevo registrato le serate, all'epoca c'erano le videocassette, e poi non ho più potuto rivedere tutte le immagini delle serate, non so neanche più dove siano finite queste videocassette. E le ho cercate tanto perché volevo rivivere quelle emozioni, cioè mi ricordavo di aver detto delle parole così intense, no? Così profonde, così sentite, perché poi si sente anche la mia cadenza veneta, avevo partecipato da poco a tutti i concorsi in Veneto, quindi non avevo ancora capito bene come si dovesse comportare di fronte a una telecamera, no? O in televisione. Ero lì, parlavo così, come se fossi stata sul divano con una mia amica, e il messaggio che volevo dare era quello, che io ero lì per mio papà, punto. Potevo arrivare ultima, penultima, qualsiasi, cioè andava bene lo stesso, l'importante era per me dire che ero lì per lui. E la cosa assurda è che poi ho vinto. Perché la cosa assurda? Ma perché eravamo in 100, poi hai partecipato anche tu, no? Le 100 finaliste sono tutte delle bellissime ragazze, o comunque delle ragazze che hanno delle particolarità, cioè, poi la bellezza è soggettiva, quindi ognuno, no, ha i suoi canoni. Però eravamo in 100 e potevo arrivare seconda, potevo arrivare terza, potevo arrivare quinta. Ma quando tu eri alla fine, quando tu eri tu con l'altra, pensavi in cuor tuo o no? No, no, poi ora capisco perché. Perché avevo appena perso mio padre, che era tutto per me, era la figura più importante, era il mio punto di riferimento, quindi c'ero ma non c'ero, ero presente ma con la testa ero altrove. Quindi quando Fabrizio chiamava il numero 39, io scendevo la gradinata e mi ritrovavo lì tra le finaliste, ogni volta non mi rendevo conto di quello
che accadeva, di quello che andavo e aspettavo la selezione successiva. E poi alla fine, quando ho sentito il mio numero, la vincitrice, e lì proprio... C'è stata un'esplosione. Il primo pensiero che ho avuto è stato quello di mio padre. È stato lui. Sicuro, perché altrimenti non c'è spiegazione. Adesso io non sono sicura, convinta. Eleonora, abbiamo raccolto alcune immagini della tua famiglia, spero ti faccia piacere, dove c'è anche tua sorella. Andai due volte in rianimazione, sentivo una voce che mi tormentava. Mamma, se mi vuoi, mi devi rifare. Quella sera squillò il telefono. Nives ci aveva lasciati. Dovevo farcela per te, Eleonora, e per la famiglia che mi ero costruita. Nel 94 nacque Nicola e portò una grande gioia in famiglia. Era il 2002 quando papà ti accompagnò al provino. Stavamo cenando e mio cognato mi disse che c'era stato un incidente. Tu, Eleonora, mi dicevi che sicuramente papà si sarebbe svegliato. Lo vidi spegnersi davanti a me. Papà voleva che ripartecipassi al concorso di Miss Italia. E così fu. Quando Frizzi chiamò il tuo numero, io rimasi incredula. Da allora la nostra casa si svuotò e io continuai la mia vita con Nicola. Devo dirti che continuo a vivere in modo un po' superficiale, perché se penso a tutto ciò impazzisco. Ho avuto tante batoste in questa vita, ma sono convinta che da lassù qualcuno mi ama. E queste sono le parole della tua mamma, che tu hai scritto nel tuo libro. L'ho fatto per te. E vedi, Eleonora, viviamo tutta una vita inseguendo l'amore, cercando quegli abbracci, e la cosa che mi ha colpito della tua vita è che tu cominci un po' a fare questi concorsi di bellezza, racconti nel tuo libro, un po' per tua nonna Bertilla. Poi hai partecipato a Miss Italia la seconda volta per il tuo papà Adriano. Poi hai scritto il libro per la tua mamma Daniela. E poi sei rimasta a vivere a Monte Carlo dopo la separazione con Max Biaggi, papà dei tuoi figli, proprio per loro, per Ines e Leon. C'è stata una cosa che invece hai fatto per te e non per qualcun altro? Tutto questo che hai detto, l'ho fatto per me, perché mi faceva stare bene e mi fa tuttora stare bene. Sapere che sono utile, che servo agli altri, è una cosa che fa stare bene me. Quindi non c'è bisogno che io pensi a me, io penso a me attraverso gli altri. Bella questa cosa. E allora io spero che la prossima cosa che succederà qui in studio, tra 60 secondi, spero ti faccia stare ancora meglio. Vabbè, sicuramente sarà una cosa bella, perché sennò... 60 secondi lo saprai. Io ci sarò se tu vorrai. Ancora buon pomeriggio, siamo in compagnia di Eleonora Pedron. E non a caso è stata invitata oggi lei, che è stata Miss Italia nel 2002, dove la conduzione c'era Fabrizio Frizzi, diventato poi amico di famiglia davvero, perché lui era un grande amico di Max Biaggi e poi è diventato, sì, anche amico tuo. È diventato amico mio, è diventato il padrino di mia figlia, come ti dicevo prima. Sì, perché comunque uscivamo insieme con Carlotta e quando è nata Ines, loro sono venuti alla cerimonia e Fabrizio e Carlotta sono stati padrino e la madrina di Ness. Tu hai ancora un rapporto con Carlotta? Sei riuscita, sì, a mantenerlo? Sì, non ci sentiamo tantissimo, perché poi lei mi sembra adesso non viva forse in Francia, però comunque sì, siamo rimaste legate anche proprio per questo motivo. E Carlotta allora sicuramente saprà che nella vita di Eleonora Pedron succede qualcosa. Torniamo alla nostra slot e guardate cosa è successo.
Ti sei laureata! Oh. Laurea in psicologia, pochi mesi fa, ma voglio sapere tutto, Leonora! Sì, ebbene sì, no, allora è stato un percorso complicato. Dimmi. Sì, complicato. Perché a 40 anni rimettersi sui libri non è proprio una passeggiata. Ti sei fatta aiutare dai tuoi figli? Praticamente quasi, no. No, era il contrario, cioè loro tornavano a casa da scuola, io ero lì tutta concentrata sui libri, mamma, ma allora no, aspetta, sto studiando, cioè anziché incontrare ragazzi, no mamma, sto studiando, io che dicevo a loro, però insomma penso che sia stato anche un messaggio positivo per loro. Perché proprio vedevano... psicologia, per capire meglio Fabio Troiano? Tutti, per capire tutti. Meglio tutti io. No, in realtà perché per capire meglio me stessa in primis. Cosa hai capito di te, Eleonora? Ancora niente. Ma come ancora quindi, niente? Quindi lo studio, è cioè andrò avanti ancora 10-15 anni a studiare, secondo me. No, è stato un percorso voluto perché vorrei in futuro poter aiutare i bambini. Bambini che... Si cambia lavoro? Si sono... No, volevo avere un piano B. Volevo avere un piano B, volevo... soprattutto quando ho iniziato a scrivere il libro, la mia autobiografia, lì mi sono detta, ma... Quasi quasi. Ma zia Chiara è piaciuto questo libro? Che cosa? Sì, sì, poi c'era anche lei nel libro. C'era anche e la lei laurea perché c'era? Ho parlato... Chi c'era, no, la laurea? Non c'era. Max Biaggi c'era? C'erano i miei figli, no, c'era il mio compagno, c'erano i miei figli, c'era mia madre, perché mia madre... Figura, mia madre se, tra un po' aveva messo anche i fiocchi rossi fuori dal cancello. Certo. Quindi nel paese tutti sapevano che mi ero laureata. Ah, il suo paese? Sì, sì. Pensavo cioè, a Monte mio, Carlo. No, nel mio paese lì a Borgo Ricco. E c'erano i miei figli, c'era lei, c'era mio fratello e c'ero io. Vabbè, per forza. Cioè, no, infatti. No, non lo so, Leonora, perché hai detto c'ero io? No, così, era scontato, sì, c'ero io. E con la mia corona di alloro, che era più grande di me perché mia madre l'aveva fatta fare qualche giorno prima, e le ho detto, mamma mi raccomando, una corona, sì, no, ma ti metto i fiocchi rossi, è arrivata fiocchi, le campane, c'erano anche le campane attaccate. Signora Pedronno. Sì, vai mamma. È diventata il mio mito, ma prima però... Io avevo un albero in testa. Cioè le altre avevano la coroncina. Era natalizio. Sì, secondo me ti mettevano vorrei le luci. Vorrei commentare questo con tua zia Chiara, posso farlo? Sì. Zia Chiara, puoi venire una volta buona? Un attimo? Non lo so, ma no. Sarà. Non è vero. Non è vero. No, ma come ciao possibile? Caterina, ovviamente li posso conoscere perché ciao. Non volevo. Fate un po' più in qua, Leonora, sì. Con zia Chiara. Guarda che bella che è la zia. Grazie, la zia sorella, grazie. Seconda mamma, tutto. Un po' tutto, sì. Ma quando sei tu arrivò? 5 minuti fa. No. Oh, finalmente possiamo rimettere le telecamere qui in studio? Grazie, grazie. Abbiamo spento tutto per lei. Certo, avete fatto bene. Hai visto? Mamma, allora, zia Chiara, sorpresa riuscita, mi sembra di capire. Sì, sì. Hai visto? Allora, com'era ma questa no, Leonora da piccola? Lei... No, scusami, lei ha 3 figli. Cioè, adesso ha iniziato anche un lavoro nuovo perché è diventata, è diventata direttrice di un teatro molto importante. Ma dove? Facciamo bene la pubblicità, visto che è un teatro, scusami. Beh. È un teatro... di Castelfranco Veneto. Va teatro bene. Accademico. Bene, direttrice, è un piacere grazie, conoscerla. Grazie, grazie. E tu dici, come mai ha trovato il tempo per no, me? No, ma infatti, no, ma per me più che altro. No, per me, cioè, voleva per te, cioè, non per me. Cioè, vedrai quanto ti costa. Ah, dai, zia Chiara, cosa le chiediamo subito? La lista è lunga. Subito ecco. Spettacolo teatrale di Fabio Troiano in sì, Locandina. Sì. Subito, glielo certo. Chiede.
Capito? Subito. Poi? Poi mi metterò uno spettacolo anche mio. Poi della Pedron con i figli. Io e te. E poi una corsa di Max Biaggi lì intorno al paese. Va bene. È fatto. Andata? Eleonora, ho sistemato tutto. E una diretta della Volta a certo, Buona. Ovviamente. Ecco, ecco. Tutto questo a Castelfranco, scusate. A Castelfranco Veneto. Castelfranco Veneto. Voglio sapere, Eleonora Pedron, da piccola com'era? No, non importa. No, voglio sapere, zia Chiara, intanto rimandatemi le immagini della famiglia che erano bellissime. Voglio sapere com'era la Pedron da piccola. Non dire, no, spegnete non dire la il microfono alla Pedron. Non dire niente. Mamma mia. Non sei obbligata a parlare. Sì, zia Chiara, sei obbligata. Allora, era tremenda. Era tremenda, cioè, una dimmi. Cosa, quando arrivava a casa era un incubo. Perché? Cosa faceva? Allora, lei intanto camminava in punta di piedi. Cioè? Fino a, fino a che età? Ma perché abbastanza... punta dei piedi, non mette i piedi a terra? E io sentivo, quando arrivava, perché sentivo, oddio, è arrivata. E quindi tutte le cose a portata di bambino le alzavo. Però no, comunque c'è sempre stato un bel rapporto, però eri tremenda. Sì, era tremenda, sì. Ma i suoi figli le somigliano o no? Sono più calmi i suoi figli? Qua lo può dire no, lei. No, Ines, Leon è un po' più agitato, ecco, un po' più vivace. No, agitato no, è vivace. E Ines invece più dolce. Cosa vogliono fare da grande? Sognano? Oppure non ancora? Ma allora, sono ancora piccoli, però lei parla di architettura e lui... Di moto? Lui secondo me si sta godendo la sua età come è giusto che sia e non si fa nessun tipo di idea sul futuro. Quindi ogni tanto cambia sport. Adesso aveva che sport siamo? Il basket, adesso è andato a comprarsi le scarpe da calcio, quindi... È andato a comprarsi, sì, Eleonora? No, nel senso, adesso no. Da sola, non è che lo mangi, a Monte Carlo come funziona? No, allora mi ha detto, mamma... Sai, zia Chiara, quelle cose, a Monte Carlo, vai con la carta di credito e compri. No, è andato con il suo amico, sì? Io sapevo già tutto quanto, è andato con il suo amico perché il suo amico già giocava a calcio e quindi già sapeva che tipo di scarpa serviva per... È andato col consulente e si è preso le sue scarpine. Però no, è giusto anche che siano indipendenti. Beh, quanti nel anni senso adesso? Che è a 13 anni, quasi 14. E insomma, no, io a Roma da sola non lo mando da nessuna parte. No, però magari già solo lasciarlo davanti al negozio senza che la mamma stia lì. Dai, allora provati questa, amore mio, ti va bene? Un centimetro zia Chiara, in più, uno in meno. Quanti figli hai? Tre? Li hai portati sempre dentro a vedere? Controllare? No? A una certa età poi saranno loro che ti lasciano fuori. Slot! Non è ancora il momento, ma è il momento della slot per Eleonora Pedron. Sia Chiara, ti piace questo nuovo fidanzato? Sì. Ormai sono da anni con sì, Fabio. Che belle che siete, restate così inquadrate. Restiamo qua, anche stanotte, tanto il divano c'è. Com'è Fabio Troiano? Da, per me? Beh, io mi trovo molto bene perché comunque è un attore molto bravo, quello è il mio ambiente. Ah giusto, dobbiamo metterlo in locandina al teatro. Cui, insomma, è una persona di una simpatia unica, molto intelligente. Basta Fabio, non ti dico altro, sennò è troppo. Sennò è troppo no, per no, Fabio. Però no, veramente comunque è una brava persona. Fatto, è rimasto veramente nell'immaginario di tutti quando è venuto qui in trasmissione e ha raccontato sì, so, di suo padre, il tuo suocero. Sì, sì. Sì, ma ha detto... Vabbè, non mi ricordo. Vabbè, lo rivediamo. Detto, sì. Cioè, me lo ricordo, però non mi ricordo le parole esatte. No, noi abbiamo filmato, abbiamo tutto, visto da Miss Italia a Fabio. Quando hai detto a casa mi sono fidanzato con Miss Italia? Non ci credevano. Cioè? Semplicemente non ci credevano. Tipo il tuo papà? Sì, perché mio papà dice che Miss Italia si mette con te. Lei è una che ha voglia sempre di viaggiare, e poi avendo i figli si muove, va, è molto organizzata. Ecco, io in tutto questo assolutamente no. Quindi... Sei il terzo figlio di Eleonora? Esattamente, praticamente sono il figlio grande di Eleonora. E a un certo punto mi fa, partiamo. E io, no, di nuovo, no. E dove andiamo? E lei dice un po', sicuro, no, perché? E c'ho proprio l'ansia. E poi invece quando arrivo... La verità è che poi quando arrivo sto bene dove sto. Io
ha l'ansia di partire questo ragazzo? No, va bene, sì, perché ha paura di volare, quindi... Ah, non me l'ha detto, non me l'ha detto. Un pochino sì, un pochino sì, te lo dico io. Quindi se sono voli brevi, però quando diventano di qualche ora, diciamo anche 8, no? Va in ansia praticamente. Sì, va un po' in ansia, tant'è che ieri io gli ho parlato dell'Australia. È scappato, cioè singola, Pedro è tornata singola da ieri. Visto. Non so, non è ancora tornato. Senti, ma l'incontro con Fabio non è stato per... Cioè, veramente quasi sembra scritto, no? No, tra l'altro ci siamo incontrati in un durante un viaggio. Vabbè, in treno questo però. Questo dovrebbe... Racconta com'è andata. Non diciamo in treno, perché sennò, capito, poi lui era scusa. Vedi, ci siamo conosciuti in treno, dovremmo sempre spostarci in treno. No. Sì, no, ci siamo conosciuti in treno, io dovevo prendere quello prima, lui quello precedente, lui quello successivo, l'abbiamo cambiato entrambi e quindi ci siamo ritrovati nello stesso treno. Cioè, quindi nella quel treno carrozza. Non era né per te né per lui? No. E stessa carrozza, stessi posti, no. No, vabbè, per fortuna, uno in braccio all'altro no. Mi sembrava troppo. No, uno a fianco all'altra e poi... E poi? Cioè ci siamo parlati all'arrivo. Come all'arrivo? All'arrivo, cioè al punto di arrivo, sì. Alla solo meta. Solo alla meta, che vi siete detti? Ma io gli ho chiesto se... Cioè tu lo guardavi? Fosse... No, anzi io guardavo dalla finestra, eravamo sotto gallerie, io guardavo fuori dalla finestra, vedevo tutto nero. No, lui guardava dall'altra parte, non lo so perché non... Non vi guardavate? Non ci, no, ognuno si faceva le proprie cose. E poi? E poi alla fine io ero convinta che il treno si fosse fermato in una stazione, invece era un'altra, e quindi presa un po' dal panico, perché avevo paura di scendere nella stazione sbagliata, gli ho detto, senti, ma questa è la stazione D? E lui mi ha detto, no, guarda, quella di Milano è la prossima. Ah, ok, da lì abbiamo iniziato a parlarci e niente, ed eccoci qua. Signori, che dire, prendete il treno, non si sa mai, cambiatelo pure, perché Eleonora Pedron ha funzionato così. No, poi lui ha detto, io ho sempre viaggiato in treno, però non mi è mai capitato di ritrovarmi vicino. Fammi sapere poi se torna per l'Australia, va bene Eleonora? Ma secondo me no. Noi ci vediamo domani, grazie Eleonora Pedron, grazie a sua zia Chiara di essere venuta e di aver trovato il tempo per noi. E la diretta TV è assicurata per il tuo teatro. Grazie. A domani, grazie a tutti, vi lasciamo per la visita del Signore.